Ciao a tutti, io sono Nanella, oggi faremo i gnocchi con la ricotta. Ci serve la ricotta, l'intruso, la farina, un pizzichino di pepe, un pizzichino di sale, un uovo, gorgonzola, non mi ricordo che si chiama, primis, vabbè. Apro la ricotta, la verso nella ciotola, schiaccio, ti metto l'intruso, pizzichino di pepe, di sale, un uovo e mescolo in tutto. Poi ci metto un po' di farina, e maneggio con le mani. Adesso ci metto la farina fino a che l'impasto non si assoda parecchio, che ancora ci vuole un altro pochino, poi basta, via. L'impasto è finito, adesso la tagliamo, proviamo se viene bene, si sono bagnate a fare i gnocchetti. Io in vita mia ho lavorato tanto sulla campagna, sono nata 13 anni, prima ho lavorato di qui da casa, poi sono nata a 13 anni dal tabacco. Partivo col motorino, la soddisfazione mia era quella, che ne stavo più le speranze di quelle di quell'altro. Partivo col mio motorino e andavo a lavorare. Gnocchi finiti. Adesso metto a bollire l'acqua, quando che l'acqua bolle metto giù i gnocchi, con un pizzichino di sale. Quando che i gnocchi sono venuti su, in gallo, li toglio, li metto su una tornetta, ci metto fa brindisi su una marmettina, poi maneggio, vengono buonissimi. Taglio le croste. Adesso andiamo ai fornelli, buttiamo giù i gnocchi e sfacciamo con gorgonzola. Prendo un goccino d'acqua per sfare brindisi. Sono venuti in gallo e i gnocchi sono pronti. Vedete il formaggio come bello fila. Adesso verso i gnocchi, tutti dentro a sto piatto, aggiungo l'intruso a sentimento, formaggio che si assomiglia un po' a parmigiano, che è buonissimo, buonissimo proprio. Ecco il piattino, ecco, gli gnocchi sono pronti e buon appetito.